Buongiorno, ben ritrovati. Parliamo di cultura, parliamo di poeti, di poetesse. E quale momento migliore, quale scenografia migliore se non questa? Avere dietro di me una tenda che avvolge la cultura. E come dicevo tempo fa, noi ci troviamo qui nella casa museo del professor Antonio Mungo. Quindi immaginate voi tanti quadri, tante opere che vivono e che fanno vivere la cultura a tutti quanti noi che veniamo ospiti e siamo ospiti del professor Mungo. Voi che ci seguite sul canale YouTube sapete, la Città del Crati TV ormai è un sito riconosciuto da tantissime persone, ci seguono anche all'estero, quindi io è opera mia ringraziarvi ogni volta dell'amore e del sentimento di amicizia che ci date. Questa volta vorrei parlarvi di una scrittrice, di una poetessa americana. Emily Dickinson è nata nel secolo scorso, nel 1830, però è una di quelle poeti, poetesse, veramente seguita dai giovani. Le sue poesie forse al primo impatto non danno niente, non inducono a pensare, ma se si leggono una seconda, una terza volta, veramente entrano nel cuore di chi legge. E di Emily Dickinson vorrei leggervi Vita. Ho preso un sorso di vita. Vi dirò quando l'ho pagato, precisamente un'esistenza. Il prezzo di mercato, dicono, m'hanno pesata, granello per granello, bilanciata fibra per fibra. Poi mi hanno dato il valore del mio essere, un solo grammo di cielo. Emily Dickinson nacque nel Massachusetts nel 1830 in una famiglia non benestante, ma molto in vista nella comunità locale, poiché i membri della famiglia Dickinson svolsero un ruolo fondamentale nella vita sociale, culturale e politica statunitense. Dalle lettere e dai documenti tramandati sembra che suo padre fosse un uomo molto severo, e che sua madre fosse una donna altrettanto severa e piuttosto distaccata nei confronti dei figli. Emily era una ragazza intelligente e brillante. Frequentò l'Accademia di Amherst per 7 anni e in seguito frequentò una delle scuole più importanti di New England. Iniziò a scrivere negli anni 50 del XIX secolo, quando nel New England si sviluppò un'intensa attività letteraria e la poesia era un genere molto popolare, ma per le donne in quel periodo era difficile intraprendere qualsiasi professione. Emily fu una scrittrice molto prolifica, ma solo pochissime delle 2000 poesie composte furono pubblicate durante la sua vita. Continuò a scrivere per se stessa e per coloro che l'amavano. Il periodo più prolifico di Emily Dickinson coincise con gli anni della guerra civile. Nel XX secolo, i critici moderni hanno rivalutato l'opera di Emily Dickinson, considerandola, con Walt Whitman, una delle fondatrici della poesia americana, anche se i due poeti sono molto diversi tra loro.